La Salernitana rimane in Serie B, ha battuto il Lanciano nella gara di ritorno dei play-out con la rete realizzata da Coda. 1-0 il finale, una salvezza che era stata acquisita al 90% in virtù dell'andata, quando la formazione campana si era imposta al Lanciano per 4-1. Pubblico delle grandi occasioni, 20.000 spettatori che, arrivato a un certo punto, hanno contestato la presidenza di Lotito. I tifosi in curva hanno detto alla presidenza: meritiamo di più, e poi hanno abbandonato il settore prima della fine della partita. Al termine, calciatori fischiati nonostante la salvezza raggiunta. Veniamo alle notizie di casa nostra. Il Crotone sonda qualche giocatore per quanto riguarda il calciomercato. Incontro con l'Inter, dove la squadra rossoblu ha chiesto, oltre al rinnovo del prestito di Yao, anche la possibilità di avere il giovane centrocampista ivoriano Hassane Ignokouri, che quest'anno ha esordito in Serie A in occasione del derby con l'Inter, disputando una buona gara. Operazione che garantirebbe sicuramente qualità a centrocampo, visto le doti dell'ivoriano, sul quale conta molto la squadra nerazzurra, che però potrebbe decidere che ancora non è pronto per la prima squadra e quindi magari girarlo al Crotone per fargli fare le ossa in questo campionato di Serie A. In programma oggi anche un incontro tra l'amministratore delegato del Crotone Gianni Vrenna e il DS Pantaleo Corvino della Fiorentina. Si cerca di rinnovare il prestito di Capezzi, ma la Fiorentina potrebbe anche chiedere come controparte l'arrivo in casa viola di Gianmarco Ferrari, che è corteggiato da Genoa, Sampdoria e da Atalanta.